con un'attenzione particolare che io richiamo costantemente, che è quella di assumere una consapevolezza nuova nel nostro paese che la cura dei figli non è soltanto il compito delle donne, è un compito che va condiviso in modo paritario tra le donne e gli uomini. Il diritto allo smart working significa questo, significa per una lavoratrice o un lavoratore poter svolgere il proprio lavoro in modalità agile da casa. E diciamocelo, l'ho detto tante volte, ma lo ribadisco con estrema chiarezza. Lo smart working non è uno strumento di conciliazione, non è uno strumento di welfare e per questo non è solo semplicemente per le donne, è un'organizzazione diversa del lavoro, ma è lavoro. Il lavoro agile deve essere un lavoro inteso, ovviamente, non certo come le 8 ore di fila dal mattino al pomeriggio, perché è chiaro che poi se si hanno dei bambini piccoli questo diventa problematico. È per questo che da subito abbiamo introdotto i congedi retribuiti al 50%, altrimenti avremmo costretto padri o madri a rimanere a casa con magari zero stipendio e ci sono famiglie che economicamente non se lo possono permettere e noi dobbiamo guardare davvero al bisogno di tutti. E poi abbiamo introdotto per ora, solo per alcune categorie, il voucher babysitter e in questo per ora dipende dal fatto che abbiamo usato 290 milioni, che è una cifra consistente, ma sono stati usati nella prima emergenza. Sto lavorando nei prossimi provvedimenti a allargare ad esempio questa misura a quei genitori che ad esempio sono in smart working ma hanno i bambini piccoli e penso alla scuola d'infanzia, alla scuola primaria e Certo. che quindi necessitano di un ulteriore aiuto. È chiaro che per questo servono ulteriori risorse che dovremo destinare nei prossimi provvedimenti, ma già adesso bisognava dare una risposta e l'abbiamo voluta dare, allargando anche i sostegni, mi permetto di dirlo, a tutte quelle categorie che troppo spesso invece sono dimenticate. Parlo delle lavoratrici, dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti. Sono persone che non hanno strumenti di welfare, non possono accedere semplicemente al congedo parentale. Quindi il bonus babysitter significa dare un sostegno anche a queste lavoratrici e a questi lavoratori.